Bene, ritroviamo Simone Aliprandi, con cui continuiamo il discorso che abbiamo avviato nel precedente incontro, legato al copyright, al diritto d'autore, e ci soffermiamo in questa puntata, diciamo così, in modo particolare sulle licenze Creative Commons. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che la presentazione che ho preparato per oggi si basa, nel senso che proprio ha i suoi fondamenti teorici su quella che abbiamo fatto nei giorni precedenti. Quindi invito chiunque volesse magari approfondire un po' gli aspetti generali di come funziona il diritto d'autore di guardare anche l'altra puntata. Oggi andiamo diretti sulle licenze Creative Commons, cioè questo strumento innovativo che in realtà ormai abbiamo da quasi 15 anni, da 13-14 anni, che permettono appunto di rilasciare i contenuti in una modalità più elastica, più aperta, adesso vi spiego in che senso, rispetto a quello che è il modello copyright tradizionale. Allora, vado direttamente, condivido lo schermo Sì. che si fa da qua, condividi schermo. E mostro le slide. Confermami che si veda la slide. Aspetta, sto aspettando che arrivi. Ancora no. Eppure ho condiviso lo schermo. Vediamo. Adesso Ecco, dovreste vedere. sì, Ok, sì. sta arrivando. Perfetto. Un attimo. Allora, il titolo è Eccola qua, ci siamo. Sì, via. abbastanza classico, le licenze Creative Commons, una breve introduzione, ovvio che nel giro di qualche decina di minuti non si possono spiegare nel dettaglio le licenze Creative Commons, non possiamo leggere tutte le varie clausole e commentarle, però vi posso dare appunto un'introduzione, una presentazione. I soliti riferimenti, questi li ho messi nelle slide più che altro per chi poi leggerà solamente le slide, sapete già chi sono, avete tutti i link, se volete approfondire quali trovate. Questa è la classica slide in cui vi faccio vedere quali sono le mie opere su cui baso i concetti che adesso vi sto, che vi vado a illustrare, ma c'è anche una storia interessante, soprattutto per il libro che trovate qua in grande, dei due più grandi. Cioè appunto Creative Commons Manuale Operativo, che è uno dei miei libri più noti, che ci fa capire qual è la potenzialità delle licenze Creative Commons. Io questo libro, oltre ovviamente a parlare di Creative Commons, è stato rilasciato sotto licenze Creative Commons, perché sai che io ho questo approccio, Certo. e un giorno succede, circa un anno fa, che mi arriva un tweet da un'associazione culturale degli Emirati Arabi, però forse mi sbaglio adesso, comunque di lingua araba, che mi segnalava la realizzazione della traduzione in lingua araba di questo mio libro, Ah, però. cosa che mi ha abbastanza stupito, Beh, ma anche riempito d'orgoglio. Però, gratificato, è certo, gratifica, immagino. no, perché io avevo già provveduto alla traduzione in inglese e in spagnolo, ma ero, appunto, mi ero attivato io per farle queste traduzioni, ma mai avrei pensato, ad esempio, alla lingua araba, avrei pensato probabilmente ad altre lingue, non so, il francese come esempio primario, e invece la potenzialità della licenza Creative Commons che avevo applicato all'opera si è estrinsecata sotto questa forma. Cioè, qualcuno ha trovato il libro, l'ha trovato interessante e ha detto: ok, facciamone un'opera derivata, visto che appunto io avevo concesso nella licenza applicata anche la realizzazione di opere derivate, ed è nata questa traduzione. Quindi mi sono trovato. La migliore dimostrazione di come funziona e qual è la potenzialità del Creative Commons. Esatto, capito. Quindi l'ho fatto vedere in modo tale che siamo entrati subito con un esempio pratico. Perfetto. Adesso vi faccio vedere come ho fatto ad arrivare a questo punto. Allora, ovviamente qualche premessa, diciamo, concettuale, logica, ci vuole. In realtà, appunto, la premessa migliore è guardarsi il filmato della puntata precedente, però in questa slide cerco di riassumere il concetto di fondo che ci porta alla necessità di avere delle licenze come queste. Allora, per come è strutturato il meccanismo, in generale, il funzionamento del diritto d'autore odierno, abbiamo questa situazione per cui la regola è il copyright e il libero utilizzo è l'eccezione. In altre parole, l'abbiamo spiegato bene l'altra volta, benché ci siano molti equivoci su questo argomento, se noi troviamo un'opera che non abbiamo creato noi, è ovvio che qualcun altro l'ha creata e quindi questo qualcun altro avrà i diritti d'autore su quest'opera. A meno che, come si vede qua nella slide, siamo sicuri che siano scaduti tutti i termini per cui l'opera è caduta in pubblico dominio. Allora lì diventa di libero utilizzo nel senso più pieno del termine, perché per fortuna
nessun diritto di proprietà intellettuale è eterno, e quindi arriva un punto, un momento storico in cui un'opera cade nel pubblico dominio, i classici 70 anni dalla morte dell'autore, per intenderci. Ma prima che scadano questi 70 anni, ci sono alcuni casi eccezionali in cui l'opera può comunque essere utilizzata liberamente, cioè senza chiedere autorizzazione all'autore. Alcuni casi vengono chiamati di fair use o libera utilizzazione a seconda degli ordinamenti in cui ci troviamo, e sono casi stabiliti dalla legge. Nel caso della legge italiana sono gli articoli 68 e seguenti della legge sul diritto d'autore. Ma io parlo anche in questa slide, nell'ultimo, diciamo, nell'ultima ramificazione a destra, anche del caso in cui è l'autore stesso a, diciamo, decidere per il libero utilizzo della sua opera. Che voi, magari, se c'è qualcuno che fa di lavoro il creativo, si potrà chiedere: ma perché un autore dovrebbe essere così autolesionista da utilizzare una licenza open, che libera, che da un lato fa sì che alcuni diritti d'autore vengano meno, no? Lui rinuncia sostanzialmente all'esercizio di alcuni diritti d'autore. È così, effettivamente, però è dimostrato statisticamente, con numeri molto grossi, che ci sono tantissimi autori che creano semplicemente per il piacere di creare, o perché magari la loro creatività è già stata remunerata in altro modo, perché per lavoro loro devono comunque creare, produrre, ad esempio, letteratura scientifica in ambito universitario. Quindi sulle ragioni che portano un autore a scegliere questo tipo di approccio non mi dilungo, dovremmo stare qua a parlare di 2 ore solo di quello. Quindi diamo per scontato che al giorno d'oggi ci sono moltissimi autori che preferiscono rilasciare le loro opere con questo regime più libero, più open rispetto al modello classico del tutti i diritti riservati. E uno di questi ce l'avete qua, sono io. Allora andiamo avanti. Ma di preciso che cos'è una licenza d'uso? Perché visto che parliamo di licenze Creative Commons, però sono una sottospecie, una sottocategoria delle licenze d'uso per opera dell'ingegno, capiamo un attimo che cosa sono queste licenze d'uso. Allora, una licenza d'uso è un documento che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale allega alla sua opera per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo. Questo documento, quindi, basandosi sul diritto d'autore e muovendosi quindi entro i suoi confini, da un lato definisce quali sono gli usi che si possono fare dell'opera, dall'altro stabilisce invece le condizioni che devono rispettare gli utilizzatori dell'opera, no? Ok, quindi è come se fosse un cartello. Dopo useremo la metafora del cartello più volte, che noi apponiamo fuori dal nostro giardino per dire: ok, qua potete raccogliere i fiori, ma non potete mettere una tenda, oppure qua potete fermarvi per il picnic, ma non potete accendere dei fuochi. Cioè è uno strumento con cui il titolare dei diritti d'autore regolamenta maggiormente, regolamenta con più precisione, gli utilizzi dell'opera sulla base del diritto d'autore. Questo è importante da capire, cioè le licenze Creative Commons non sono affatto una forma di alternativo rifiuto del diritto d'autore, ma anzi sono degli strumenti giuridici che si fondano sui principi del diritto d'autore. In altre parole, se non ci fosse il diritto d'autore, non potrebbero esistere licenze Creative Commons, non funzionerebbero licenze Creative Commons. Ok? Chiaro questo concetto? Quindi in tutte le licenze, dopo lo vediamo meglio, ci sono queste due anime, no? Da un lato definisce quali sono gli usi che si possono fare dell'opera, dall'altro stabilisce anche le condizioni, e questo succede anche nel classico modello delle licenze proprietarie, che dopo vedremo meglio con la metafora del cartello. E qua arrivano all'utente, diciamo, all'ascoltatore neofita di questo settore, dice: ma caspita, ma allora, ma se l'obiettivo è rilasciare l'opera, lasciare che l'opera circoli liberamente, perché dovrei applicare una licenza? Non basta diffonderla e non dire nulla riguardo al copyright? Prima domanda. E la seconda è l'altra, che sostanzialmente è il rovescio della stessa medaglia: ma se l'obiettivo è lasciare che la mia opera circoli liberamente, perché dovrei applicare una licenza? Non basta rilasciarla in pubblico dominio rinunciando a tutti i diritti? Allora, sulla prima domanda, se uno se l'ha ancora fatta, gli tiro le orecchie e lo rimando a studiare il primo filmato che abbiamo realizzato, cioè la prima puntata, perché effettivamente era tutta dedicata a questo tema. Abbiamo spiegato che il diritto d'autore è una tutela che si applica di default automaticamente, quindi non dire nulla del regime di diritti sulla propria opera non sta rilasciando l'opera liberamente, sta lasciando un dubbio, cioè gli utenti, se si comportano in modo corretto, non possono usare liberamente la mia opera se io non gli metto, non applico una licenza, perché di fronte alla mancanza di licenza l'utente si dovrebbe in teoria astenere, a meno che si trovi in uno di quei casi di fair use, libera utilizzazione che abbiamo detto prima, però la regola è quella: io devo comunque chiedere il permesso al titolare di diritti. La seconda domanda è un pochettino più sottile, ci
insomma, effettivamente si può, nell'ambito, ad esempio in ambito informatico si era posta questa ipotesi quando sono nate le licenze open source di software libero, no? Cioè rilasciare un'opera nel pubblico dominio, ma il pubblico dominio può essere addirittura eccessivo, perché? Perché l'autore, perdendo qualsiasi controllo dell'opera, non può neanche chiedere che venga mantenuta una certa libertà sull'utilizzo delle sue opere. Dopo lo spieghiamo meglio, il cosiddetto copyleft, lo share alike, il fatto che io anche sulle, se faccio un'opera derivata da un'opera sotto Creative Commons, devo a mia volta concedere le libertà che l'autore originario ha concesso anche sulla mia opera derivata. E quindi questo poteva essere controproducente, però mi raccomando, soprattutto sulla domanda 1, non caschiamo in questo equivoco, perché sennò torniamo al punto di partenza. E quindi questo è il senso dell'open licensing: lasciare l'incertezza non aiuta, perché non libera veramente le opere. Se vogliamo liberare la nostra opera, dobbiamo utilizzare uno di questi strumenti che appunto stiamo presentando ora. Come dicevo prima, questo è l'esempio, appunto la metafora del cartello, no? Questo è come se fosse il cartello che troviamo all'inizio di un parco, no? Non ci sono barriere, non ci sono cancelli, è il classico parco pubblico, parco nazionale in cui si entra, però c'è un regolamento, ci viene detto che cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. E questo è il modello della licenza proprietaria, cioè è permesso, c'è una sola voce che dice è permesso e poi c'è un elenco di divieti, e questo è un po' il classico modello delle licenze software proprietarie. Cioè, se voi installate un qualsiasi software di quelli appunto pacchetti commerciali a pagamento e andate a leggere la licenza, vi accorgerete che sono quasi sempre dei divieti e pochissimi permessi, sono pochissime le cose che vi vengono concesse. Al contrario, la licenza open cosa fa? Appunto inverte questo rapporto, cioè le libertà, i permessi prevalgono sulle condizioni, sui divieti, e quindi nelle licenze open troveremo una serie di libertà che sono di default, sono abbastanza standard, poi in alcuni casi l'autore può darcene di più, in alcuni casi se ne può dare di meno, e troveremo alcune condizioni, appunto le due anime della licenza che dicevo prima, quindi permessi concessi e condizioni, restrizioni richieste per poter esercitare quei permessi. Tutto chiaro fino a qua? Hai delle annotazioni? Vai pure. Vado avanti. Tutto molto chiaro. Ok. Questa è la licenza. Cioè, vabbè, purtroppo non si può zoomare più di così, l'ho già compressa abbastanza, però è giusto per farvela vedere. Ladies and gentlemen, ecco finalmente la licenza, che questa è una delle più note, perché è la Attribution Share Alike, ovvero quella utilizzata da Wikipedia. In realtà questa è la 4.0, Wikipedia usa la 3.0, però quello è il senso. E come vedete ci sono le due anime, cioè tu sei libero di, e ci sono le libertà, la barra è colorata in verde, forse si vede poco in questo screenshot, quindi il verde nel senso di autorizzazioni, di libertà che si danno, e invece in rossiccio, in rosso, ci sono le condizioni, ovvero l'attribution e lo share alike, la stessa licenza. Questa è una delle più note licenze Creative Commons, poi le spieghiamo meglio successivamente, vorrei per farvi vedere proprio com'è una licenza e com'è strutturata questa cosa delle libertà e condizioni. Questa slide prende un po' spunto dal noto film, no? Per dire che con le licenze Creative Commons noi possiamo creare tutta quella sfumatura di libertà di uso, di libertà di utilizzo di un'opera, che in realtà la legge non ha previsto, perché sennò torniamo al bianco e nero, no? Cioè tutti i diritti riservati del modello copyright e del nessun diritto riservato che si verifica solo nel caso del pubblico dominio e quando appunto un'opera siamo sicuri che effettivamente sia caduta nel pubblico dominio, ma fino a quel momento, ahimè, o è tutto copyright o è tutto o è nulla, o è incertezza, perché come abbiamo detto, in mancanza di indicazioni, noi dobbiamo trattare qualsiasi cosa come se fosse sotto copyright. Creative Commons permette invece di creare delle sfumature intermedie, basandosi sulla scelta, sulla volontà dell'autore, cioè di colui, dell'autore non necessariamente, a volte anche il titolare dei diritti, perché l'autore può cedere questi diritti a un editore, a un altro soggetto, comunque chi detiene i diritti può decidere di liberare l'opera, di diffonderla secondo uno di questi modelli, una di queste licenze, e Creative Commons permette di creare queste sfumature di grigio. In realtà, adesso ve le faccio vedere, non sono 50 sfumature, ma sono 6. Creative Commons ha scelto, proprio per sua scelta, di limitarsi a 6 per non rendere troppo complicata la situazione. Già spiegare queste 6 agli autori emergenti, ai neofiti di questo settore non è facile, però in realtà possiamo creare varie licenze, cioè seguendo lo stesso modello possiamo crearne n.000, cioè a seconda della nostra esigenza possiamo trovare
modo per dire, per far fare la licenza alcune cose, per non fargliene fare altre. Okay? Quindi l'obiettivo di Creative Commons era quello, trovare questa sfumatura di grigio intermedia. E come l'ha fatto? L'ha fatto creando delle licenze molto, diciamo, user-friendly, cioè molto comprensibili anche per l'utente medio. Le licenze notoriamente sono strumenti gestiti da avvocati, soggetti specializzati, giudici, persone che lavorano nelle case editrici. Fino a quel momento, cioè fino all'avvento di internet, sostanzialmente era sempre stato così. Adesso il web pone anche l'utente appunto generico nel dubbio di dover utilizzare uno di questi strumenti l'opportunità di utilizzare uno di questi strumenti e magari si scontra con ovviamente la mancanza delle conoscenze base per capire come funzionano. E le licenze Creative Commons sono state già pensate appunto in un'ottica abbastanza semplice, comprensibile. Vedete anche questi login, no? Queste icone che richiamano l'attenzione, in effetti ormai sono entrati un po' nell'uso del web, se ci fate caso, sui blog, sui siti, trovate spesso il login con il bottoncino, diciamo, con questi login, e quindi già l'utente più o meno vede l'omino, vede il simbolo non commerciale e capisce di cosa si tratta, no? Questo è importante. Quindi l'omino ci indica la causa attribuzione, cioè l'autore ci sta permettendo una serie di cose a condizione che noi lo riconosciamo come lui ci chiede, cioè mettendo ad esempio un link al suo sito. Il non commercial, cioè è molto chiaro, no? Il simbolo del dollaro barrato, c'è anche la versione con l'euro barrato, ci sta dicendo che l'autore ci concede alcune libertà a condizione che noi non ne facciamo usi commerciali. E poi c'è il non opere derivate con il simbolo dell'uguale, ovviamente anche qua molto intuitivo, cioè l'autore non vuole che vengano fatte opere derivate, cioè non vuole che venga modificata la sua opera. E quindi non possiamo distribuire opere derivate, ovvero possiamo distribuire l'opera solo uguale a se stessa, no? Quindi deve rimanere uguale. L'ultimo login, forse questo arriva un po' meno, come un po' meno diretto, è il simbolino di una C, della C del copyright rovesciata, che però ha anche la forma, forse qua non si vede bene, ma anche la forma di una freccia che torna indietro, no? Perché? Perché il condividere allo stesso modo, lo share alike, alcuni lo traducono anche con stessa licenza. Cosa fa? Fa sì che appunto quello che dicevamo prima, chiunque realizza un'opera derivata, prenda ad esempio il mio libro, ecco l'esempio del mio libro che ho fatto prima, fa una traduzione, questa traduzione è un'opera derivata, il traduttore ha un suo diritto d'autore perché ha fatto un'opera creativa, una rielaborazione creativa, però deve rilasciare anche questa sua opera creativa in quanto derivata dalla mia con la stessa licenza perché io avevo chiesto questa condizione. Quindi questo è lo share alike che nasce dal mondo informatico, dall'open source, il cosiddetto copyleft, infatti la C di copyleft rovesciata, e poi si è diciamo, espanso anche al mondo della creatività in senso più ampio, che è con il modello share alike delle Creative Commons. Combinando queste quattro clausole, Creative Commons ha tirato fuori le sei licenze. Adesso, se c'è qualcuno molto bravo in matematica, dirà: i conti non mi tornano. Com'è che da quattro clausole vengono fuori solo sei licenze? No, la matematica ci insegna che da quattro combinazioni dovrebbero essere molte di più. E ci sono due annotazioni importanti. Allora, attribution c'è sempre, cioè Creative Commons ha scelto che la clausola attribution sia presente in tutte le licenze, quindi già fissando, mettendo come default, come fissa una clausola, le combinazioni diminuiscono. E poi non solo, le ultime due, se ci fate caso, la non opera derivata e condivido allo stesso modo, sono incompatibili l'una con l'altra. Perché? Perché una parla di opere derivate, cioè la condivide allo stesso modo l'ultima, ci dice che se noi facciamo opere derivate dobbiamo farlo rilasciando anche le derivate con la stessa licenza. Quella precedente invece ci dice che non possiamo a priori fare opere derivate, quindi è ovvio che per una ragione logica o c'è una o c'è l'altra, no? Quindi con questa ulteriore annotazione le licenze si riducono a sei, che sono queste sei che adesso vedete nella slide. Le ho messe nell'ordine dalla più libera alla più restrittiva, cioè quindi tornando alla nostra slide di prima, con la gamma di sfumature, la più vicina al pubblico dominio, al public domain, cioè all'uso molto libero, è la prima attribuzione, le altre vanno via via sempre un pochettino più verso il modello copyright tradizionale, soprattutto l'ultima, attribuzione non commerciale, non opere derivate, ha una clausola.
cioè, scusate, ha due clausole negative, ci dicono insomma, ci stanno dando dei divieti, quindi non commerciale e non farne usi commerciali e non farne opere derivate. E poi ci sono delle versioni intermedie che appunto, come vedete, sono, vengono fuori diciamo, dalla combinazione delle altre clausole. Quindi attribuzione condivide allo stesso modo, attribuzione non opere derivate, attribuzione non commerciale condivide allo stesso modo. Sei licenze che sono adesso statisticamente ci sono dei numeri per sapere quali sono, cioè ci sono delle ricerche fatte sul web. Le più diffuse. Da Creative Commons stessa, ma anche da altri soggetti, perché è una cosa che si può fare tranquillamente con dei motori di ricerca, con delle tecniche di analisi statistica. Ci sono moltissime licenze, moltissime opere, ma parliamo di milioni e milioni di opere. Se pensiamo anche solo alle pagine di Wikipedia, Wikipedia è il più grande esempio di creatività Creative Commons, cioè Wikipedia non nasce con le Creative Commons, perché Wikipedia banalmente è nata prima di Creative Commons, ma è passata alle Creative Commons nel 2009, alla Creative Commons perché utilizza la attribution share alike, la seconda, e quindi se pensate solamente a tutte le voci di Wikipedia, pensate al numero di quanti milioni di contenuti in tutte le lingue, quindi di creatività di sotto queste licenze ce n'è veramente tanta. Adesso, capito come, cosa sono e quali sono, ovviamente chi agisce in questo settore, chi si muove nel mondo della creatività vorrà sapere come si usano, no? E come si applica la licenza di Creative Commons, quindi se noi siamo creativi, siamo degli autori di opere, oppure siamo gestori di diritti per conto di altri, cioè siamo delle case editrici, siamo delle case di produzione video, abbiamo i diritti e vogliamo gestire questi diritti in un'ottica open, come si fa? Creative Commons ci viene molto incontro perché ha creato questa pagina, widget, in cui ci fa una serie di domande e poi, adesso questo è uno screenshot, si vedrà poco dopo nella slide successiva l'ho zoomata, però se vedete è una cosa a una sorta di flusso a quattro schemi, a quattro riquadri, a seconda delle risposte che io do nei primi riquadri, lui nell'ultimo riquadro a destra, in basso a destra, mi dà la licenza e mi dà anche, questa è una cosa importante soprattutto per il mondo del web, mi dà anche una stringa di codice HTML che contiene tutti i metadati necessari per, diciamo, infilare la licenza all'interno della mia pagina web. E questo non è solo un discorso grafico, cioè non va solamente a comparire nella mia pagina web il bottoncino e il disclaimer, ma attraverso appunto questi metadati la mia pagina web diventa visibile, particolarmente visibile ai motori di ricerca che vogliono sapere anche lo status di copyright di quella pagina, ok? Proprio il concetto della tag, del certo, metadata, certo. Come taggare un documento, no? Ok? Quindi qua non faccio altro che rimandarvi a questo link che è cliccabile, creativecommons.org, choose, cioè scegli una licenza. Adesso l'ho zoomato un po' di più perché i primi due riquadri sono quelli importanti, cioè il primo riquadro in alto a sinistra è quello in cui ci vengono fatte le domande che poi determinano qual è la licenza, cioè consenti che vengano condivisi adattamenti della tua opera? Sì, no, oppure sì, fin tanto che gli altri condividono allo stesso modo, quindi queste qua sono tre opzioni. Oppure la seconda domanda, permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali qua, o sì o no. A seconda che noi spostiamo qua i puntini per le risposte, vedremo qua, adesso non siamo collegati, è solo uno screenshot, però vedremo qua di fianco a destra cambiare la licenza, cioè andare su una delle altre 5. Di default lui ci propone questa qua, che è quella più libera. Ok, questo quindi come un creativo, colui che pubblica un'opera può taggare con una licenza Creative Commons la sua opera, può attribuire alla sua opera una licenza Creative Commons. Il passo successivo invece, se siamo dall'altro lato, cioè dal lato di coloro che invece sono dei semplici utilizzatori di opere, vogliono trovare un'opera sotto licenza Creative Commons, facciamo un classico esempio che forse è utile per chi lavora nel settore, ad esempio, della scuola, della didattica, che mi sembra un settore a te molto, molto caro, no? C'è un professore che vuole realizzare una presentazione delle slide con delle immagini e vuole rispettare il copyright nel senso più pieno del termine, e allora cerca delle immagini che sono rilasciate sotto licenza Creative Commons. Questo come puoi farlo? Lo puoi fare attraverso un motore di ricerca fatto da quelli di Creative Commons, che sta alla pagina search.creativecommons.org e compare così, adesso perché questo è uno screenshot, e come vedete qua in basso a destra cosa fa? Ci dice I want something that I can, cioè voglio qualcosa che io possa usare per fini commerciali oppure modificare, adattare, costruirci sopra, build upon. Quindi a seconda che io spunti questi due bottoncini,
lui mi va a cercare contenuti sulla rete che sono, che hanno queste caratteristiche. Perché? Perché non c'è un database di licenze Creative Commons. Creative Commons non si occupa di fare database, perché dovrebbe avere dei server grossi, probabilmente come tutta la Lombardia. Dovrebbe essere Google. Esatto. Ma non è, anche perché non interessa, perché in realtà il database delle opere Creative Commons è la rete, è internet. Se i loro utilizzatori, gli utilizzatori delle licenze hanno lavorato bene, hanno seguito le indicazioni che vi ho fatto vedere nella slide precedente, tutti i motori di ricerca diciamo sensibili a quel tipo di tag possono dire, possono rilevare che lì c'è un'opera con licenza Creative Commons. E infatti, questa cosa poi solitamente quando la faccio vedere fa venire tutti giù dal pero, come si dice dalle mie parti, in realtà non c'è neanche bisogno, volendo, per fare questa cosa di passare dal motore di ricerca di Creative Commons, perché il signor Google, ma anche Yahoo in realtà, l'hanno già fatto, è che non lo sappiamo, nel senso che ci hanno nascosto la ricerca avanzata. Certo. Una volta c'era un bel tastino sotto la ricerca Google che si chiamava ricerca avanzata. A questo, vabbè, non so come mai adesso è venuto fuori un google.ca e non .com, comunque cliccando, passando dalla ricerca avanzata di Google, adesso ho evidenziato solo questa parte sui diritti di utilizzo, in realtà c'è tutta una schermata abbastanza ampia in cui noi possiamo raffinare al minimo dettaglio la ricerca, possiamo chiedere la lingua, possiamo dire a Google di cercare solo sul singolo sito, solo all'interno di una giurisdizione, solo contenuti di un certo tipo, solo immagini, solo filmati, ma in fondo, e nessuno ci arriva perché sai, è troppo faticoso andare in fondo alle pagine, c'è anche la voce diritti di utilizzo, e se noi la lasciamo, diciamo, vuota di default, lui ci lascia risultati non filtrati in base alla licenza, che è la voce che vedete adesso evidenziata, ma se noi apriamo la tendina, vengono fuori che cosa? Guardate un po' le opzioni tipiche di Creative Commons, cioè dammi risultati utilizzabili, condivisibili liberamente, oppure anche a scopo commerciale, oppure anche modificabili, oppure modificabili e anche a scopo commerciale. Certo. Ok, quindi perfetto. Questa cosa senza fare grandi, cioè senza bisogno di avere un master in gestione della proprietà intellettuale o nemmeno un master in utilizzo di strumenti della rete, chiunque può farlo. Bisogna appunto fare quello sforzo intellettuale in più di porsi la domanda, dire ma io voglio fare pubblicare un filmato o delle slide o un articolo che sia pienamente compliant con diritto d'autore. Allora questo è il passo che si richiede, non è difficile. Ci sono immagini, ad esempio l'immagine che ho usato io per il cartello, il cartello che ho utilizzato prima è una foto che è tratta da Flickr, che è un database di immagini che ad esempio consente di utilizzare licenze Creative Commons, e Google me l'ha trovata, io ho cercato un'immagine con un cartello di un parco e quello è stato il risultato. Ho citato, se andate a vedere la slide, c'è l'indicazione dell'autore, della licenza, e ho rispettato quello che è stato richiesto. Quindi questo è un po' lo scopo delle licenze Creative Commons e la loro applicazione. Direi che come panoramica introduttiva va benissimo. Abbiamo detto tutto. Sì, ho messo come al solito degli spunti di approfondimento. C'è una mia video lezione, se uno voglia di insomma approfondire, ci sono vari filmati miei, ce n'è una abbastanza fatta bene, fatta neanche tanto tempo fa a Torino, oppure c'è il libro che vi ho fatto vedere prima, oppure degli articoli divulgativi che trovate sulla rete. Perfetto, quindi in sintesi, se io fossi un illustratore e volessi avvalermi di queste modalità, no, di costruzione della licenza d'uso, potrei ad esempio mettere a disposizione nel mio sito l'illustrazione e chiedere, dare agli utenti la possibilità di usare questa illustrazione semplicemente citando il fatto che quella illustrazione in origine è mia. In questo caso mi limiterò a specificare nella licenza Creative Commons soltanto l'attribution, solo l'origine. Esatto. Se volessi, e quindi in questo modo uno è libero di fare quello che vuole, può modificarlo e può farne anche uso commerciale volendo, perché non ho posto nessun vincolo su questo, e può anche rilasciarlo con una licenza diversa da quella con la quale ho rilasciato io l'originale. Questo nel caso io usassi solo l'omino, solo l'attribution, che come dicevi è obbligatorio comunque dare. Torno alla slide con i login, così capiscono meglio. Esatto, okay. Ecco, se invece io volessi, oltre che obbligare che tu citi l'autore, vincolarti a non fare un uso commerciale della mia illustrazione,
Allora affiancherei all'omino il dollaro Esatto, il sbarrato. dollaro barrato. Il gol. E questo però darebbe all'utente la possibilità di modificare l'illustrazione. Comunque sì, la modifica Comunque la può comunque, esatto. modificare e può anche rilasciare l'illustrazione modificata con una licenza diversa da quella che io originariamente ho dato. Corretto? Se invece volessi anche impedire questo, e cioè che lui modificando possa poi l'opera modificata, rilasciare con una licenza diversa, dovrei usare il share alike, l'SA, Esatto. l'ultima icona, quella con il cerchietto che ruota. Esatto, lo share alike è un modo per sostanzialmente trasmettere le libertà con un sistema a cascata, no? Per Esatto, cui io ho esatto. trasmesso le libertà a te, Francesco, perché vuoi fare un'opera derivata dalla mia slide, Però se ma fai chiedo opere che, derivate, lo esatto, devi a chiedo tua che a volta tua rilasciare volta. con la mia stessa licenza, quindi non Esatto, che a puoi tua poi. volta rilasci, cioè visto che hai ricevuto Esatto. delle libertà da Quindi, me, che a se tua ad volta esempio io le concedi a me. ti ho dato il vincolo di non farci soldi, e tu dall'opera derivata devi continuare a non poterci far soldi, diciamo, a rilasciarla in modo non commerciale, diciamo, Esatto, insomma, per sei una sintetizzarla. non commercial share alike, esatto. Esatto. Mentre se io volessi proprio impedirti di modificare la mia illustrazione, allora all'omino devo aggiungere il non opera derivata, cioè quel uguale, cioè poi sei libero di riusare la mia illustrazione purché non la tocchi. Quindi non ti permette di farci baffetti, per esempio, se io fossi Leonardo da Vinci e avessi rilasciato la Gioconda in Creative Commons, per esempio. Esatto. Ok, questo in sintesi, mi Questo è il sembra, concetto. ecco sì, il concetto è E poi. questo, questo dalla parte di chi vuole rilasciare l'opera, dalla parte di chi invece vuole cercare opere poste in questa forma, bene, abbiamo visto che si può effettuare la ricerca direttamente dal sito di Creative Commons o meglio ancora da Google, si usa Google però nella versione avanzata e scegliendo il tipo di licenza, di diritto di utilizzo tra quelli proposti e che sono in qualche modo corrispondenti alle combinazioni di licenze Creative Commons. E questo è subordinato ovviamente al fatto che chi ha utilizzato la licenza abbia lavorato bene, perché sennò Google È chiaro. non lo può Questo, sapere. esatto, Tutto lì. questo, per far funzionare questo meccanismo è necessario che chi ha posto l'opera in Creative Commons abbia avuto cura di copiare quel codice che è Esatto. il widget Creative Commons ha generato, e incollarlo nella pagina web che contiene l'opera, che Ecco, offre in l'opera. realtà una cosa che non ho detto, che è importante, in realtà poi adesso ci sono tantissime piattaforme e servizi, come l'esempio di Flickr che ho fatto prima per le foto, ma ad esempio SoundCloud per la musica o Jamendo per la musica, o anche Vimeo per i Per i video, quindi le video. abbiamo dette più o meno tutte, che hanno già integrata questa cosa, nel senso che loro hanno già una schermata in cui tu puoi Fare ricerche definire. filtrandole in base alla licenza. Sì. No, ma non solo, anche quando carichi, loro ti Ah, chiedono ok. Ah, certo, che sì, tipo di copyright vuoi. certo. È che molti appunto per una questione di o pigrizia o perché non sanno bene cosa Non fare, lo allora vanno, non... lasciano di default. In Esatto. realtà lo fa anche il signor YouTube. Sì. Cosa strana, però YouTube permette solamente una di queste licenze, cioè se noi carichiamo un filmato su YouTube, automaticamente lui ci propone la YouTube License, Standard sì. License, che è quella insomma, scritta da Google. Se noi vogliamo cambiare, l'unica scelta che abbiamo è la Creative Commons Attribution, che è quella di base. Le altre 5 si vede che a Google stavano Non le antipatiche, non lo so. piacevano. Forse Però, per pigrizia degli per uno sviluppatori, può anche darsi che non l'abbia inserita quell'altra opzione. non lo so, però per dire che appunto anche senza dover andare a fare il giro del codice, che magari capisco che per qualcuno che non ha dimestichezza con il codice HTML possa essere un po' disorientante, in realtà lì basta seguire le indicazioni di queste piattaforme, che sia Vimeo, che sia YouTube, che sia Flickr, e loro hanno una schermata molto semplice in cui devo semplicemente cliccare e dire questa licenza piuttosto che questa. Quindi più semplice di così non si può fare. Perfetto. Direi che insomma abbiamo Hai sgombrato. esaurito? Sì, hai anche, diciamo, anche, come dire, diradato anche le nebbie che alle volte si affollano attorno a questi temi, no? Si formano Esatto. attorno a questi temi. Tra l'altro, Bene. scusa, chiusa parentesi, queste slide e questo filmato sono a loro volta sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0, quindi la più libera che potevo darvi, quindi
più di così non potevo fare. Perfetto, grazie Ok, Simone, grazie, grazie a tutti, grazie, buon alla lavoro. prossima. Alla Arrivederci, prossima, grazie. ciao.